un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi sono in compagnia di due carissimi amici, nonché protagonisti di un evento che si terrà il 21 novembre 2021 alle ore 19 al Castello Sforzesco di Milano, dove avverrà la presentazione della trilogia di Giancarlo Mele, La Terra dei Draghi. E insieme a me, che avrò l'ingrato compito di introdurre, ci sarà anche Massimo De Rigo, presidente di CSA Petrarca. La Terra dei Draghi è Milano, questo è il presupposto. Infatti il drago ha espresso a lungo una valenza creativa e benefica, simboleggiando la prova ultima da superare per chi volesse giungere alla virtù e al sapere supremi. Per la nostra città ha rappresentato anche fonte e giustificazione di potere e forza, significato che mantiene tuttora nei vari simboli ed emblemi cittadini di cui ne compare l'effigie. Nel Medioevo, al Biscione Visconteo, Rexius Drago Tarantasio, si affianca un altro drago, anticipatore dell'umanesimo, Francesco Petrarca. La Terra dei Draghi parla quindi di Milano e del suo indotto, narrati a partire dalle origini del mito del Biscione, abbinando il Tarantasio al grande poeta, che fu ospite dei Visconti proprio nel periodo in cui i signori di Milano adattarono il drago nel loro stemma. È importante ricordare che l'evento è promosso dall'editore Isomedia e dalla Onlus CSA Petrarca con il patrocinio del Municipio 7 di Milano. E fatta questa premessa, io come mia abitudine non rubo tempo ai veri protagonisti di questo incontro e lascio subito la parola all'amico autore Giancarlo Mele, che ci parlerà di questa Terra dei Draghi e di questa trilogia. Prego Giancarlo, a te la parola. Grazie Maurizio e grazie a tutti gli ascoltatori di Italia Medievale, grazie a Massimo per la sua presenza e la sua collaborazione in questa operazione. Chi mi conosce, tu Maurizio mi conosci da anni, sai che io sono prevalentemente uno storico, mi occupo di romanzi storici che poggiano su un'analisi del periodo prevalentemente dei Visconti e degli Sforza. E in questa mia attività io mi sono spesso fronteggiato con il biscione o il drago che dir si voglia e mi sono sempre incuriosito di questa simbologia che trovavo molto affascinante, molto pertinente e molto presente nella storia di Milano. Però la mia veste di romanziere storico mi impediva di affrontarla nella maniera più compiuta. Ho quindi fatto un piccolo volo pindarico e accanto alla componente storica ho voluto ad affiancare, ad aggiungere il fantasy. Quindi questa è la prima grossa novità di questa trilogia per chi mi conosce, prevalentemente come romanziere storico, con La Terra dei Draghi io esordisco come scrittore fantasy. È un fantasy storico naturalmente, un fantasy che non è sganciato dalla realtà e dalla storia, ma è soprattutto un fantasy che affonda sulla interpretazione di una serie di leggende presenti da tempo nel territorio nel tentativo di dargli una veste storica. Spesso io, come autore storico, mi ero trovato nell'imbarazzo di omettere una serie di aspetti poco chiari nella cronologia degli eventi proprio perché erano ammantati di leggenda. E più squisitamente per quanto attiene il biscione o drago che dir si voglia, uno degli obiettivi di questo romanzo è spiegare come in realtà il biscione o il drago sia presente nella storia di Milano da tempo immemorabile, addirittura dalle sue origini. Perché il romanzo va a pescare come il simbolo del drago in realtà sia celtico, quindi il drago nella sua figura esoterica sotto certi aspetti è evocatore e moltiplicatore di potenza, di energia, di vigore. Addirittura i druidi pensavano che il drago fosse presente nei sotterranei, nella terra stessa, oltre che nei mari, e che la funzione principale del druida fosse quella di identificare le ossa del drago. Quindi è sotto certi aspetti proprio questo l'obiettivo che la missione di Belloveso, sto parlando del primo romanzo della trilogia che si chiama Il figlio del druido, quindi è proprio su questo assunto che, secondo la mia versione romanzata,
Bellovezzo discende nella pianura lombarda, la terra di mezzo, secondo quella che è l'ottica e la visione dei Celti, per fondare un grande tempio, un meraviglioso tempio in onore degli dei, in onore del drago a Milano, che naturalmente all'epoca non esiste, esiste il Medelan, cioè questo santuario, e che non a caso sorge sulle rive di un mitico bacino lacustre, il Gerundo, in cui, secondo la leggenda, albergava proprio il drago. Il secondo romanzo della serie, l'Aquila, l'Aquila Roma, naturalmente, Roma arriva, sconfigge il drago, quindi i Celti, in qualche modo domina il drago, e il romanzo racconta come in realtà l'anima del drago non sia mai morta, non sia mai vinta dall'Aquila stessa. Chiaro che poi nel romanzo c'è il tentativo, che è sempre presente nei miei romanzi, nelle mie vicende, c'è sempre quello di accoppiare i classici temi del romanzo, quindi l'amore, il tradimento, elementi che evidentemente sono presenti in tutti i miei romanzi, perché non dimentichiamo che il tema di fondo di questo, tutto quello che racconto, è l'amore, in tutte le sue forme, in tutte le sue visioni, in tutte le sue ottiche. Quindi, la vicenda dell'aquila e del drago che si fronteggiano nell'epoca romana, milanese naturalmente, è quella di una druida, una sacerdotessa druida, che è amante di un generale romano. Quindi non diciamo naturalmente come andrà a finire la storia. Il terzo e ultimo capitolo della trilogia attiene il trionfo del drago sotto il profilo demoniaco, perché anche questo è un aspetto importante che emerge dalla trilogia. Il drago, il biscione, nella sua accezione originaria, leggendaria, e non soltanto nella liturgia celtica, ma anche in quella classica, non è un simbolo negativo, non ha niente a che fare con il demonio, diventa demoniaco con l'avvento della Chiesa. L'avvento della Chiesa è chiaro che va a demonizzare tutta una serie di simbologie pre-Roma, pre-cristiane, e fra queste il drago, che diventa diciamo, la quintessenza del demonio. E in questa veste addirittura viene identificato nell'Anticristo. Nel caso in questione parliamo di Ezzelino da Romano, che sarà una grossa minaccia per Milano. Nel terzo romanzo della serie, La stirpe del drago, si illustra come Milano sconfiggerà Ezzelino. Tutto questo naturalmente è la preistoria del drago, perché venendo al connubio con Massimo Delrigo e con Casa Petrarca, a me premeva dimostrare come nel momento in cui Visconti ospita Petrarca, Giovanni Visconti, arcivescovo di Milano, aveva già assunto e acquisito da tempo il simbolo del drago nella sua accezione originaria. Non dimentichiamo che la famiglia Viscontea ha addirittura degli addentellati longobardi, qualcuno sostiene che fosse stato desiderio a per primo prendere il drago come suo simbolo. Dopo di lui Ottone, che è il capostipite della famiglia Visconti, e non a caso i suoi due figli, scusate, Uberto e Azzone, che, e questo è veramente singolare, hanno tutti e tre, Ottone, Uberto e Azzone, delle leggende che attengono al drago, al biscione, come base e fondamento del loro potere dinastico. Mi sembra questo un elemento non soltanto leggendario, ma anche storico, molto forte, per dimostrare come Milano e la sua dinastia di origine longobarda, di origine viscontea, perché come noto gli Sforza dopo gli Visconti acquisiranno ancora il simbolo, vada ad affondare la sua logica in tematiche molto, ma molto anteriori alla simbologia cristiana. E qui vengo finalmente all'incontro con Petrarca. Francesco, il grande poeta, secondo me, arriva a Milano attirato da questo fascino che rappresenta il drago, che rappresenta il biscione, nel moltiplicatore di potenza ed energia che il drago esprime, e a tutti gli effetti, e questo sarà l'obiettivo e l'oggetto del mio intervento il 21. Rappresenta un drago egli stesso, ma naturalmente nella sua valenza positiva, creativa, poetica, artistica, perché, e qui Massimo sarà sicuramente più adatto a me a spiegarlo, è lui a dar vita alla fioritura dell'umanesimo nella nostra città. Quindi
L'incontro fra questi due draghi, fra quello visconteo e quello poetico, innesca a Milano una irripetibile stagione artistica che è quella dell'umanesimo. Io invito tutti, gli ascoltatori e tutti coloro che seguono Italia Medievale, e magari anche me, nelle mie avventure editoriali, di essere presenti il 21 al Castello Sforzesco, perché abbiamo fatto un grosso sforzo per ottenere il Castello Sforzesco in un'altra location come sede di questo appuntamento, in quanto ci piaceva che l'incontro fra i due draghi avvenisse e fosse esplicitato al pubblico nella sede più congeniale, il castello che fu dei Visconti e che poi divenne successivamente con gli Sforza il grande simbolo di questa nostra grande città. Io a questo punto vorrei ricordare a tutti coloro che ci seguono che per poter intervenire occorre prenotarsi e per prenotarsi bisogna andare sul sito di Book City, scegliere la data del 21 di novembre alle ore 19 e prenotarsi per l'evento di presentazione della trilogia della Terra dei Draghi. L'ho fatto perché sennò la gente non sa come arriva lì e poi non può entrare e sarebbe brutto. Quindi a questo punto io passerei la parola all'amico Massimo che i biscioni ce li ha in casa. Grazie. No, ho seguito con molto interesse la presentazione di Giancarlo, mi sono preso anche diversi appunti. Sì, è vero, noi abbiamo solo un problema, che questo luogo è ancora misconosciuto per motivi vari, che adesso non vado a specificare, e di recente scoperta, nel senso che per secoli le pareti di Casa Petrarca sono rimaste anonime, ricoperti di strati di calce dopo la peste, diciamo, federiciana, e quindi praticamente sconosciute. Noi sapevamo che sotto c'erano affreschi preziosi, preziosi non perché hanno una motivazione artistica altissima, ma per la loro, soprattutto il loro riferimento al tempo, nel senso che sono opere arcaiche che si riferiscono al periodo arcaico degli affreschi, quindi metà del 300, e hanno le simbologie dei Visconti. Quindi sapevamo, abbiamo indirizzato proprio il recupero di questi affreschi e una parte siamo riusciti a salvarla. Io vorrei proprio proporre nel mio intervento l'essenza di questo luogo, che è una testimonianza viva della saga dei Visconti. In questa parete vive, sopravvive la lotta tra Gian Galeazzo e Bernabò. Ci sono le varie simbologie. L'impresa che cos'è? L'impresa è un logo, un simbolo che fatto da un corpo e da un'anima. Il corpo è l'immagine, che può essere un animale piuttosto che un vegetale. L'anima è il motto. Noi abbiamo su questa parete, unica a Milano, ma direi anche nella provincia, perché non c'è niente del genere, a detta dei restauratori accreditati al Ministero dei Beni Culturali, abbiamo questa testimonianza petrarchesca. E in questa testimonianza viene illustrata non solo la saga dei Visconti, quindi le varie lotte che alla fine sfoceranno nella grande vittoria di Gian Galeazzo, ma non solo, abbiamo proprio delle testimonianze grafiche, nel senso che abbiamo la Radia Magna o razza, la razza praticamente è il volgare di Radia Magna, sarebbe il sole radiante, che fu costituito da tanti biscioni, quindi da tanti draghi. E quel motivo lo ritroveremo dove? Nella vetrata principale del primo nucleo del Duomo di Milano, fatto costruire da Gian Galeazzo nel 1386, quando riuscì a sbarazzarsi del nemico Bernabò. Quindi
il tutto è concentrato su una parete che ha un valore, che ha un peso specifico enorme, come dicono i restauratori. A volte ci sono delle dimore che sono di centinaia di metri quadri. Questa qui è piccola, ma ha un peso specifico molto alto, perché è come se fosse una perla. Una perla nascosta da una madreperla brutta, ma la perla ha un valore immenso. Quindi io cercherò di parlare della saga dei Visconti per ricollegarmi in qualche modo al discorso di Giancarlo, al concetto di drago. Non è improbabile che dietro la Radia Magna ci sia un collegamento col drago. Io questo non lo so, dobbiamo ancora studiarlo. Sicuramente il biscione è un simbolo che si rifà alle crociate e quindi viene riportato da un membro della casata dei Visconti che aveva partecipato a un tenzone in Terra Santa con un saraceno e aveva strappato il suo simbolo quale vincitore. Però non posso escludere che la mitologia del drago vada avanti, perché a volte nella storia ci sono storie nella storia, ci sono come si chiama, evoluzioni che si intrecciano. Non è mai così lapidario, per cui da un substrato nasce un nuovo strato. Non lo escludo, non posso escluderlo. Per cui vorrei in qualche modo riallacciarmi al discorso di Giancarlo. Il fatto che questo luogo è la testimonianza unica e irripetibile a Milano dello splendore dei Visconti, la fotografia dell'anima di Petrarca, perché non solo del drago si parla, ma si parla anche della corona viscontea, della famosa colombina, che è il simbolo che Petrarca disegnò per Gian Galeazzo Visconti. Questo ragazzo era strapazzato dallo zio e soffriva praticamente questa personalità prepotente. Il padre Galeazzo II gli affiancò Petrarca nel castello di Pavia, proprio per dirgli adesso vediamo di cavarne fuori il meglio. Visconti, cioè scusate, Petrarca vide che questo ragazzo aveva un potenziale molto alto. Disegnò per lui questo simbolo, la colombina, con il motto a bon droit. La colombina è il simbolo della pace, che adesso c'è ancora nel policlinico, cioè voglio dire, in H. Granda c'è ancora questo simbolo. Si è ripetuto nel tempo ed è arrivato dagli Sforza al policlinico. Voglio dire, queste simbologie sono uniche, non c'è niente del genere. Possiamo trovare altrettante simbologie se andiamo alla Santa Maria delle Grazie piuttosto che al Castello Sforzesco, ma sono di 100 anni dopo. Quindi con una grafica, con un segno molto più classico, se vogliamo anche più bello, ma meno importante. Meno importante come fonte archeologica per noi che stiamo parlando dei Visconti. I Visconti molte volte sono oscurati dalla parentesi, se vogliamo, breve degli Sforza, perché gli Sforza hanno dominato solo 40 anni. I Visconti hanno dominato per quasi 2 secoli. Sotto i Visconti l'Italia arrivò ad essere fino alle Marche, all'Umbria, alla Sardegna, alla Corsica, sotto la dominazione viscontea. Quindi questa importanza è stata oscurata per vari motivi storici che adesso non sto qui legati al dopo Risorgimento, una questione di gelosia tra famiglie. Ma sta di fatto che la presenza dei Visconti è fondamentale per il DNA della Lombardia. E quindi questo argomento mi affascina perché parlare del drago abbinandolo a Petrarca vuol dire arrivare proprio all'essenza dell'anima della Lombardia, terra dei Longobardi, lo sapete, no? Longobardia. E quindi l'origine longobarda va benissimo anche l'origine celtica, perché sono, ripeto, substrati che si sovrappongono e a un certo punto sfociano nel grande umanesimo di Petrarca. Quando noi vediamo il Duomo di Milano, e la parte più bella che tutti noi apprezziamo è quella da Corso Vittorio Emanuele, sicuramente, no? È la parte più grande, è stata quella che fece proprio Gian Galeazzo l'anno dopo che fece fuori Bernabò Visconti, come trionfo proprio della dinastia.
Ecco, l'idea che c'è nella grande vetrata della razza, quindi del sole radiante formato da tanti serpenti, da tanti draghi, da tanti biscioni, si propone in piccolo nella parete viscontea di casa Petrarca. L'umanesimo, che a Milano trovò uno sbocco enorme, perché tutti parlano dell'umanesimo collegandolo a Firenze e Toscani, ma attenzione, l'umanesimo lombardo è stato il primo. E quindi noi, con grazie a Petrarca, grazie al genio di Petrarca, abbiamo dato il via a quelle che sono poi le basi del Rinascimento. Ecco, io chiuderei qua perché poi non vorrei appesantire l'intervento. Grazie. Io direi che è un'anticipazione che invita a venire il 21 al Castello Sforzesco, perché lì poi troverete tante altre sorprese che adesso non vi svegliamo per non togliervi il gusto proprio della sorpresa. E quindi io direi che ringrazio tantissimo intanto l'autore di questa trilogia della Terra dei Draghi, che è Giancarlo Mele. Poi Massimo De Rigo, che è il presidente di Casa Petrarca, Cascina all'Interno a Milano, e vi invito tutti a seguirci nei nostri rispettivi territori, quindi per quanto ci riguarda sul sito di Italia Medievale e per quanto riguarda De Rigo sul sito di Cascina Petrarca e per quanto riguarda Giancarlo Mele su quello del suo editore Isomedia, che ha dato vita a questa importante trilogia. Grazie a tutti e due, e ci Grazie. vediamo al Castello Sforzesco. Grazie. A casa Petrarca noi presenteremo, se posso fare un inciso, il nostro saggio che è Infernum l'interno, la riscoperta di casa Petrarca. Ecco, noi lo presentiamo in grande stile proprio il giorno prima, il giorno 20, sabato, alle ore 15:30. Certo, sempre nell'ambito del Book City, Sempre quindi, nell'ambito questo è del Book City. importante. In realtà gli eventi sono due, uno è quello di Casa Petrarca e un altro è quello successivo della Terra dei Draghi al Castello Sforzesco. Io, per quanto riguarda quest'ultimo, volevo invitarti, Maurizio, se possibile, per sintetizzare quello che tu ottimamente hai detto, io ti invierò a breve una locandina che abbiamo operativa, la definisco io, perché contiene il link attraverso cui si può immediatamente prenotare l'evento del 21. Come tu giustamente hai detto, l'evento del 21 è a ingresso libero, ma è contingentato sia nei numeri, ci sono appena 39 posti disponibili, sia soprattutto nella metodologia di prenotazione, perché bisogna accedere attraverso un link che è disponibile su Book City, poiché noi ci siamo resi conto che questa metodologia potrebbe allontanare parecchi non addetti ai lavori, parecchi che non operano normalmente con i link e con i Book City. Ho creato una locandina operativa, ripeto, solo per una sorta di invito. Ecco, definiamolo invito, l'ho predisposto Isomedia, questo invito in cui molto sinteticamente c'è la data, il posto, i relatori e il link a cui accedere per arrivare immediatamente al nostro evento, qualora naturalmente vogliano partecipare all'evento del 21, e prenotarlo, perché altrimenti accedere al Book City uno si perde. Ci sono, mi pare, 5.000 eventi al Book City, e andare a pescare il link giusto, giusto naturalmente dal nostro punto di vista, non è scontato. Ecco, io questo invito, ripeto, non la locandina ufficiale che è diversa, è molto più articolata, questo invito io te lo trasmetterò, anzi forse l'ho già fatto, te lo trasmetterò per WhatsApp affinché tu magari utilizzarlo all'inizio o fine della tua videoconferenza, in modo da consentire a chi accede di avere at a glance, come dicono in inglese, con un'immagine immediata, Va così. bene, Giancarlo, sarà fatto. Grazie, grazie sia a te che a Grazie. Massimo Grazie. e grazie della vostra collaborazione.